impegnarsi per alleviare le sofferenze degli altri, già appesantite da numerosi problemi. Torniamo a seguire la parola di Dio, di Gesù, ma con i fatti, con gesti concreti e non a chiacchiere. Noi siamo chiamati con la parola ad alleviare le sofferenze degli altri, non a pesare sugli altri. Credo che proprio nel gesto che noi facciamo della invocazione di San Biagio sulla nostra gola, di impegnarci, dobbiamo impegnarci di più a far sì che dalla nostra gola, da dove escono i suoni, i canti, le parole, noi possiamo esprimere la lode di Dio, la lode di Dio, il bene dei fratelli. San Paolo ci esorta: il vostro parlare sia edificazione dei fratelli. Invece quante volte dalla bocca escono parole che rovinano la vita dei fratelli. Pensiamo non solo alla critica, la calunnia, la delazione. Stiamo attenti, fratelli, se siamo veri discepoli del Signore e devoti di San Biagio, ecco, proprio come il Signore attraverso l'intercessione di San Biagio libera la nostra gola da ogni male, impegniamoci anche noi a essere coloro che liberano con la parola, col buon esempio, da ogni male, e non coloro che opprimono gli altri. E questo è uno dei passaggi salienti dell'omelia di padre Gerardo Albano, parroco di Santa Maria Mare di Salerno, che ha concelebrato col parroco locale del Rocco Aliberti la Santa Messa in onore di San Biagio dall'omonima parrocchia di Lanzara di Castel San Giorgio. Comunità in festa per il suo santo più amato nel giorno delle celebrazioni ufficiali, ci sono stati infatti i soliti momenti emozionanti nel ricordo di chi non c'è più, per stare vicino a chi soffre da problemi da superare, perché San Biagio è vescovo, medico, salvatore, protettore della gola e contro il raffreddore, ma soprattutto un santo amato da Oriente ad Occidente, universale insomma. Dall'Armenia fino a giungere in Italia, non solo, Lanzara è una delle basi di San Biagio, cuore pulsante con la sua comunità per la devozione dei fedeli. Il comitato festa anche quest'anno, insieme ai responsabili della parrocchia, in particolare Don Rocco Aliberti, ha voluto che il messaggio di San Biagio arrivasse ovunque attraverso la diretta organizzata da Telenuova, che ha messo in onda la celebrazione eucaristica sui propri canali e sulla pagina Facebook. Don Gerardo, tornando all'omelia, ha parlato dell'importanza della testimonianza attualissima di San Biagio, che ci porta a vivere una tradizione vera, perché come ogni vescovo il suo è stato un lavoro da buon messaggero del Vangelo. E infine sono stati anche richiamati i cittadini, in particolare per usare toni giusti, pacati, non pesanti, pensando proprio alla gola, alla protezione della voce, all'importanza delle parole. E dopo la Santa Messa la nostra diretta, via con la processione, tutti a tavola poi, perché ci sono le polpette, pietanza tipica della festa, che continuerà in questo fine settimana, perché Lanzara è bella, addobbata con luci, giostre, bancarelle, un appuntamento insomma quello della passeggiata per Lanzara da non perdere, ovviamente subito dopo il passaggio in chiesa per proteggere la propria gola con l'olio benedetto.